momento di raccoglimento ci prepariamo a questo gesto suggestivo e bello, tradizionale, con cui vogliamo rivivere quello che i Vangeli ci hanno trasmesso, quello che è successo quando Gesù, sulla groppa di un asino, è entrato in Gerusalemme. Ci segniamo prima col segno della croce, dopo faccio un momentino di introduzione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, rifugiamo, se è possibile, per quanto è in nostro potere, rifugiamo dai gesti vuoti e inutili, cui tante volte indugiamo nella nostra vita. Diamo un significato profondo a quello che stiamo per compiere. Voglio lanciarvi un messaggio. Guardate, amici carissimi, per noi cristiani questa è la settimana più bella che esista. È la settimana della passione di Gesù. Meglio sarebbe dire, è la settimana dell'amore sconfinato di Gesù. Il messaggio che vorrei deporre nel vostro cuore: lasciamo entrare Gesù nella nostra vita. Non è un incomodo, non è un fastidio, non è una norma, non è una regola. Gesù è una persona che ci ama. Se lo lasceremo entrare nella nostra vita, amici, ve lo garantisco da fratello, da papà, nella fede, come sacerdote, ci amerà soltanto, non butterà mai il dito. Certo, ognuno di noi sente il peso delle proprie fragilità, dei propri errori, e mentre attorno a noi possiamo trovare chi ci fa pensare i nostri errori, questo Gesù mai, mai, mai. Perché? Perché Gesù ci ama. Ora lasciarlo entrare in Gerusalemme si è realizzato il disegno del Padre, il disegno d'amore. Gesù è andato a morire, a dare la sua vita per noi. Se lo lasceremo entrare nella nostra vita, Gesù verrà ad amarci. Vi lascio cadere nel cuore questa domanda: chi di noi non sente il bisogno di essere amato? Chi di noi non sente la nostalgia, noi che non ce l'abbiamo più, un papà, una mamma che ti fa una carezza, che ti dà un bacio? Chi di noi, in un momento di sofferenza e di solitudine, non ha girato lo sguardo per trovare qualcuno che ti potesse dire una parola di consolazione? Questo Gesù è questo. È il nostro amore, la nostra consolazione. Gesù ci tira fuori dalla nostra solitudine. Allora, se lo lasceremo entrare nel nostro cuore, possiamo scommettere su di lui, sapete? È un amico che non tradisce mai, direbbe la vecchia canzone. Gesù non ci ha mai tradito e mai ci tradirà. Questo è quello che ci accingiamo a vivere. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Accompagniamo con fede il nostro Salvatore nel suo ingresso della città santa. Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua resurrezione. Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno. Benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli e accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E adesso una preghiera su di noi. Accresci, o Dio, la fede di chi spera in Te e concedi a noi, i Tuoi fedeli, che leghiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puletro legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, li fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era oramai vicina la discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, e dicevano: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Adesso passerò, se mi fate, anche un piccolo corridoio al centro della piazzetta. Basterò per la benedizione con l'acqua benedetta. Non c'è spazio, dopo il motivo c'è di mandare una foto, cioè cosa c'è. Adesso mi sto chiedendo se dopo può chiudere. Io gioco più pronto. Okay, there's an F.O.